YouTuber Summer Cup 2024 è cominciata col solito clima di festa e con l'ambizione comune di ogni capitano: alzare questa coppa. Dopo il sorteggio dei gironi è toccato dare parola al campo. Tra ritorni, Samuel! È tornato Samuel! Certezze, piattone deviato! L'ha fatto subito! È tornato Ragnar! Sorprese, Ceipata diventa un assist, poi San Morleo lascia il boss! E gol fantascientifici. Sono davanti per Gilbert, sombrero, è andato Gilbert! È andato Gilbert! Ma questo era solo un assaggio di Summer Cup. È il momento di completare i gironi. La Lazio ci ha battuto lo scorso anno, c'è un po' di spirito di rivalsa. Noi quest'anno abbiamo alimentato la profondità dello studio tattico grazie a Lorenzo. Lorenzo, come vedete, ha 300 tattiche sul nostro taccuino. Perlomeno 160-170 li useremo in questa partita, quindi sono ottimista. Siamo molto gasati, l'anno scorso non ci conosceva praticamente nessuno. Quest'anno invece siamo cari, ci siamo preparati, siamo molto gasati. Rispettiamo l'altra squadra perché la conosciamo un po', l'abbiamo affrontata l'anno scorso. Come ha detto anche nell'intervista della partita col Milan, siamo stati mosci, dobbiamo cercare di dare di più. Destro intanto, prima azione della partita, subito pericolosa la Lazio che ha voglia di riscatto. Lo scorso anno è arrivata fino in fondo, fino alla semifinale. La Lazio qui ci ha provato con Roma. Protezione del pallone da parte di Mea, c'è Zani vicino. Zani duetta con Mea, chiusura non efficace. Allora possibilità, contatto, Vlad, cartellino giallo. Da capire se il contatto si è materializzato all'interno dell'area oppure centimetri fuori dall'area. Vlad è rimasto per terra, ma è stato lui a commettere il fallo. Incursione alla Fiorentina, aveva sbagliato l'uscita di C-System. Ripresa di posizione forte, forte del pubblico romano. Dai Davidone, Dai Davide, Va Mea forte! Buca il muro, porta avanti la Fiorentina. Si è preso questa punizione, la trasforma. E per un momento i tifosi della Roma diventano anche i suoi. 1-0. Dani si avvicina a Mea che gli lascia il pallone. Invoca il pallone Pucci che c'ha prima il fallo pericoloso. Ora trova il punto del 2-0. Dimenticato dalla Lazio. Pucci, inserimento perfetto. Lazio in bambola, 2-0. Arriva per primo in mezzo a due, porta sul 2-0 la sua squadra, anche lui si prende l'abbraccio virtuale del popolo giallorosso che diventa viola. Ogni santi, intervento a chiudere, fischietto in bocca per l'arbitro, ma si giocava ancora, almeno fino a questo duplice fischio, 2-0 per la Fiorentina. Bravissimo, ecco. Complimenti. Miracolo, miracolo, metto il miracolo! Zani ancora la Mea. Tarantolato, altro destro, murato, se la riprende ancora Zani da Mea, lascia passare Mea in area, Mea! Dominante il 9 della Fiorentina, doppietta, partitone di Mea! 3-0. Tocco corto per il destro da parte di Roma, e qui tiro da lontano, traversa, traversa clamorosa. Gigi prova a passare, uno contro due, palla per Nemos, torna Gigi, poi destro da parte di Savage. Ci sono dei problemi, Savage cerca Nemos, Mea, ripartenza, Mea la vuole tenere, Mea ha visto uno sbocco, apertura buona, 3 contro 1, Romero, Romero dentro per Mea, l'uomo della partita, segna la tripletta, impone la sua legge, 4-0, 4-0 per la Fiorentina, grande, grandissima partita del Nord. Angolo, cercare il movimento di Savage. Tocca per Gigi, possibilità, il destro murato.
Ancora Savage, fallo, punizione, già battuta Suffering. Mea, Mea, prova ad andare, ancora Mea, suola, Mea verso la porta, Suffering, cala la manita per la Fiorentina, stavolta Mea, assistman, Suffering, da due passi, 5-0. 5-0, che veramente una goleada inattesa, passivo enorme per la Lazio. Mea, prova ad andare, Suffering da una mano, Mea, Mea sposta, Mea, Mea, chiude il set, l'ombre del partito. Se famo pia per il culo dalla tribuna della Roma. Devo dire, bravissimi milanisti, la prima partita l'hanno dominata, meritavano. La seconda partita, loro sono partiti a mille, la Fiorentina. Complimenti, ma dopo hanno iniziato a prendere a calci tutti. Io compreso, gioco in porta, ragazzi. Gioco in porta, non riesco più a stare in piedi. Mi fanno male caviglie e ginocchia. Speriamo che domani vada meglio, vedo se io mi riprendo. Mi scuso a nome della Fiorentina per, insomma, per l'errore che abbiamo fatto. E non si ripeterà più, l'unica cosa posso dire, ci scusiamo. Contando che l'ultima volta che avete visto la Juve in Summer Cup avete vinto 5-2, si parte propositivi? Sicuramente sì, competizione diversa, però ce la metteremo tutta per Antà. Antà? Ah, Antà? Antà? Che dov'è? Antà, purtroppo ragazzi, è venuto a mancare. E sicuramente è stato un inizio molto impegnativo sulla falsa riga di tutte le altre nostre Summer Cup. Speriamo che da qui alla fine qualcosa possa cambiare. Oltre al grande dispiacere per la mancanza di chi? Antà. No. Come possiamo definire la squadra che abbiamo oggi in campo? Allora, innanzitutto sono contento di essere tornato. Ma non te l'ho chiesto. Pallone giocato dietro verso Pippega. Pure contrario, pure contrario. Vai giù, giocate contrario. Dario la porta. Con un po' di campo. Possibilità anche per andare verso la porta. Diventa un assist per Crispo che fa suola a sinistro. Chiude sta keeper. Sciale si riappoggia sempre a sinistra dove Crispo prova a partire. Tiene la testa bassa, perde il pallone. Allora contropiede, Ron cerca Campolunghi, traversa riga, la palla è entrata e la Juventus è in vantaggio col suo bomber, 1-0 per la Juve. Partenza Napoli, Crispo veloce, velocissimo, Crispo! Passo dall'uno pari. Stiamo giocando bene, è questo. Qui, accelerazione bruciante del 9 del Napoli. Come diceva Edoardo Galeano, l'utopia, l'orizzonte, palla dentro, tacco! 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 Non ci credo! Per il pareggio del Napoli! State tacco geniale! 1-1. Vamos! Polunghi tocca vicino ancora per Nico, finta interna, Nico tocca per Campolunghi, Campolunghi si crea lo spazio per calciare e da campione qual è, riporta in vantaggio la Juventus, doppietta del 9, 2-1. Non duplice fischio, ma non è quello dell'arbitro, adesso arriva quello bene, dell'arbitro, raga, bene, raga. 2-1 per la Juve, il primo tempo. Per i tuoi due gol, volevo sapere come stessi emotivamente e fisicamente. Beh, sicuramente arrabbiato, perché comunque venire qua tre giorni a Roma per perdere la prima partita 5-1 giocando male, cioè io come tutta la squadra, così sicuramente è una cosa che non fa piacere, perché fare le figure di merda penso non piace a nessuno. Napoli in possesso del pallone con Crispo che spacca la traversa. Cerca la palla verticale per Crispo che si difende. Crispo finisce per terra, poi arriva
e irrompe molto bene a dare una mano fiussa. E Cristo trova l'angolo giusto per il pareggio del Napoli. 2-2, bellissimo diagonale di Crispo. Riprende il pallone la Juve con Instakeeper vicino alla maschera. Instakeeper verso Pippega. Pippega profondo, buon pallone Campolunghi, solito piede perno. Palla che tocca il palo e va sul fondo. Che partita adesso. Sciale, vediamo se prende ritmo. Si riappoggia la Matthew. Matthew tocca largo, cross dentro, Crispo sul palo interno, occasione gigantesca, qui anticipato dall'avversario Crispo. Avevo avuto l'illusione ottica, allucinazione del tocco di Crispo, invece la tocca verso il suo palo Kinoshi, mentre arriva il cartellino giallo per Crispo. Azione e calcio d'angolo per il Napoli. Matthew dentro con questa volée e finisce in braccio a Instakeeper che rischia. Allora Ron la perde, Sciale gliela porta via senza fallo. Crispo, stop! Crispo! 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 Forte, imparabile! Frittata della Juve, vantaggio del Napoli. 3-2, primo vantaggio della partita per il Napoli. Classica esultanza del 9. Voglio un minuto di sofferenza come prima. Sappiamo già che nel gruppo A la Lazio è finita ultima e Fiorentina e Milan si giocheranno il primo posto. Campolunghi! Campolunghi! Che giocata! Giocata straordinaria del 9. Nasconde il pallone, lo mette all'angolo, tripletta personale, gol splendido. Questo l'ultimo highlight del match. Finisce 3-3. La Juve trova il primo e unico punto della sua fase a gironi. Il Napoli pareggia con una vittoria contro il Bologna, vincerebbe il gruppo B. 3-3, soddisfatto? Diciamo, eravamo lì lì per vincerla. Hanno fatto l'ultima azione, hanno pareggiato. Però abbiamo giocato bene, abbiamo tirato tantissimi in porta. Ho fatto un gol, lo dedico alla mia ragazza Nicoletta. Un bacione, ti amo, mo. Molto meglio la seconda. Sincero, volevo la vittoria. Però sono molto fiero, perché rialzarsi da un 5-1 così contro il Napoli, che è una squadra forte, non era scontato. Quindi questa squadra ha bisogno di leadership e io mi prendo le responsabilità. Regia, mi dicono anche, siete pronti a perdere anche questa Summer Cup? Chi c'è in regia, per curiosità? No, non si noi, può dire. Noi vogliamo divertirci, eccolo, ecco la regia. Prontissimi a divertirci e soprattutto spero oggi a far divertire quella gente lì, perché si sta urlando a squarciagola. Non so più che ore sono, ma è la sesta partita del giorno. Aspettano sotto al sole, sotto la pioggia. Abbiamo visto anche al derby, quindi per loro ci divertiamo e vogliamo vincere. È la mia prima volta allenatore, sono orgoglioso dei miei ragazzi. Allora, la prima partita è servita per conoscerci meglio, fare un po' il punto della situazione e secondo me si giocherà molto meglio adesso. Guarda, può solo che migliorare. Siamo pronti, daremo tutto, sudore, sangue, per la maglia, questo e altro. L'incitamento di questo splendido pubblico. Facciamo calcio, dice Federico Marconi. Occhio amici qua. Primo pallone per il Verona che gioca davanti. Bella giocata con il destro piazzato. Parata di Pechini che subito viene messo in pericolo dalla giocata di Danese. Nowick appoggiato su Danese, tutto chiuso, la Roma compattissima. Il boss a fare l'uomo più avanzato. Marconi prova a portarla via gli avversari, ci riesce due volte, poi offre al boss che è veloce. Il boss! Il boss! Il boss! Veloce, scattante, decisivo, 1-0. È easy! Qui riesce ad arrivare su un pallone di Marconi che non era perfetto, ma era comunque sufficiente a innescare questo campione. Cerca Danese, protegge, è passato Danese, destro! Pechini, buonissima partita ancora. Nowick,
da lontanissimo Pellegrino. Marconi, adesso un po' di affanno per la Roma. Fed interviene su Marconi. Fed quasi in area, ancora Fed insiste, destro Pechini. Nowick, Danese, uscita, c'è Federic che accompagna Danese, oh! Pechini ancora, oh, ma adesso si arrabbia con i suoi. Nowick, sinistro, facile per il portiere, davanti a cercare la verticale per Cruz, oh! Vito GK, paratona del portiere dell'Hellas. Cruz vorrebbe però un baricentro un po' più alto. Pechini, Vito GK, lascia l'acqua. Bravo Pecco! Senza troppe idee in questa fase. Finisce il primo tempo, finisce 1-0 per la Roma con la rete iniziale, immediata del boss. Un gol pazzesco, finalmente segnato con la maglia della Roma. Tanto grazie per il finalmente, mi fai salire proprio l'autostima. No, guarda, sono contentissimo perché ci tenevo tanto a realizzare appunto questo mio primo gol. Soprattutto questa è la mia prima Summer Cup, perché l'anno scorso sono stato allenatore, quindi stavo in panchina. E è arrivato subito e guarda, sono veramente felicissimo. Quindi speriamo di finire con una vittoria. Là, intanto in verticale, sponda Marconi, se la riprende Marconi, finge il tiro, gran palla Sergio Cruz, palla splendida di Marconi, sinistro all'angolo di Sergio Cruz, due assist per Marconi, questo è geniale, ma Cruz è un mostro. Qui Marconi non solo recupera il pallone, finge di tirare, vede anche facendo finta di non vedere il movimento di Sergio Cruz. 2-0. Domani giornata di playoff e poi si va dritti fino alle qualificazioni alla Final Four. Domenica 4 partite, semifinali e finali, doppia parata qui di Vito GK. Prima su Sergio Cruz, poi su Marconi, doppio rimpallo, ancora Marconi, tutti lì. Danese, uscire Danese, 3 contro 2, Danese prova ad andare. Danese sterza, c'è Venom, ancora Danese, chiude tutto il boss, poi Rabona di Nowick per Venom, Venom fuori, Danese largo dall'altra parte, prova a uscire Cruz, uno contro uno, Cruz sfida l'avversario, Cruz, Vito GK, bravo Sergio, come sempre Cruz è velocissimo, abilissimo, apre su Marconi, possibilità Marconi due volte, Marconi due volte, due assist e gol, straripante il capitano della Roma, 3-0. Orgoglioso del mio mette capitano. Il sigillo forse finale sulla partita. Nowick, ancora Fed, chiude Pellegrino, anticipo secco. Ripartenza 2 contro 0, appoggio buono per Cruz che non può far altro che segnare e prendersi l'abbraccio della sua gente, poker Sergio Cruz. L'angolo per la Roma, Pellegrino fuori, controllo da parte di Cruz, finisce così, poker della Roma che travolge il Verona. Conquista i primi 3 punti della sua stagione e si giocherà con l'Inter il primo posto. È una partita, l'abbiamo vinta e siamo contenti perché ci dà fiducia, però adesso c'è l'Inter e poi ci sono altri 2 giorni di partita in cui ci stancheremo anche tanto. Sergio c'ha una certa età. Infatti è la mia ultima partita con la Roma, saluto. Scusa, scherzi a parte, complimenti comunque al Verona che non è facile, soprattutto fare 2 partite in questo caldo. E volevo sapere, la dedica a chi è stata fatta? Spiegatacela un po'. Allora, ci siamo sentiti con Sergio prima della Summer Cup e abbiamo pensato, cioè io gli ho proposto, visto che lui è brasiliano e tra l'altro il papà ha corso con questa leggenda che purtroppo sono 30 anni esatti da sua scomparsa, Ayrton Senna, e abbiamo pensato di dedicargli un gol. Poteva segnare lui, potevo segnare io, ha segnato lui su assist mio, che è stato ancora più bello. Ritorno in campo la Fiorentina dopo la super vittoria contro la Lazio. Ragazzi, siete ancora carichi? Le energie ci sono ancora? Assolutamente sì, vogliamo ripeterci. Con la Lazio è stato bellissimo. Quali saranno gli elementi fondamentali in questa partita? Ma di sicuro un grande allenamento, il riscaldamento pre-partita e la mentalità. Sicuramente abbiamo visto che loro sono belli tosti e quindi abbiamo provato ad adottare le contromisure, vediamo se funzioneranno. Quali contromisure? Adesso il mister le stava anticipando, puoi continuare un po'? Quali sono le contromisure che avete preso per contrastare gli attaccanti della Fiorentina?
fatti i cazzi tuoi. È cominciata Fiorentina-Milan, la settima partita di 9 della fase a gironi. Tamolle pezza anche al destro e vola Ferroni, palla in calcio d'angolo. Lei però aspetti che c'è Ragnar che cerca la verticale. Lo sai che se vieni qua quando gioca il Milan poi dicono che favorisci il Milan? Sai che io sono sempre stato un po' pazzo per la Fiorentina. Addirittura. Mi piaceva troppo Batistuta da piccolo. Lo so. Costa, poi è venuto al Milan e sono stato molto felice. A destra per Zoccolo. C'è ancora Samuel in zona. Il tocco è sul 10. Si è aperto Bucci. Samuel apre. Zoccolo al centro. Brogna! Che azione del Milan! Non era male. Eh no. L'allagati. Bucci. Mea, prendi l'uomo. Ancora su Zoccolo, palla così. Occhio alla ripartenza della Fiorentina. Pericolosa. Che è andato dentro per Mearini. Destro sinistro e pallone largo. Ragnar. Occhio che guarda la porta e la cerca Ferroni. Arriva Lazza. Tapin invincente sul sinistro di Ragnar. Avanti il Milan col Folletto in maglia 22, col vice capitano. In questo momento sì, il Milan passerebbe da prima. Occhio a Zoccolo, duro Ferroni, Lazza, non è vero, ne sta per fare due identici. Poi arriva Samuel, che riesce a passare anche col fisico dentro, ancora per Lazza che aspetta e calcia, deviazione. Poi Samuel, palleggio. Quick dance di ogni santo intanto. Bellissima. È rimasto 6 ove a terra. Ma la Fiorentina non riparte. Lazza ce l'ha sul destro! Che gol! Ancora lui! Ancora! Il Folletto! 2-0, doppietta. Guardate qui perché Ragnar a mezzanotte e 20, non sto scherzando, a mezzanotte e 20 fomenta ancora i coraggiosi che sono lì. Allora, vorrei dire a Lasagna, Lasagna, mostri in telecamera che ore sono, perché poi non ci credono, mancano ancora 2 partite e mezzo. Mentre Suffering prova a sorprendere Ragnar. Allora, calcio d'angolo, prego. Io mostro in camera che è mezzanotte e 14 e anche questa fantastica figurina che potete trovare solo ed esclusivamente nel album di figurine della YouTuber League delle carte collezionabili di quest'anno. Chiederti perché hai buttato via proprio Rapolla come io carta. Ho buttato via la figurina di Rapolla perché dopo avergliela donata ha deciso. Aspetta! Avergliela donata che cosa? La figurina. La figurina, va bene. La figurina. Lui ha deciso di buttarla. Eh no, ma veramente non si fa, parlerò con Rapolla in sede. E quindi, sai chi l'ha accettata? Chi l'ha accettata? Mirko. Io non ci voglio entrare, ragazzi, arrivederci. Occhio che va. 1 contro 2. Sempre Samuel, passa Samuel fino in fondo. Ferroni è uscito. Calcio di rigore per il Milan. Calcio di rigore per il Milan. Ancora Samuel, devastante. Zoccolo duro per il 3-0 del Milan, che non si ferma più. Dal dischetto segna anche Ricky Gervais, come direbbe qualcuno. Finisce qui un primo tempo a senso unico per il risultato. 3-0 per il Milan, in questo momento primo nel girone. Ah, Rapolla, venga. Prima Lasagna ci ha detto. Guarda la faccia che ha fatto Lasagna. Ci ha detto. A Rapolla gliel'ho donata. Ma io ho pagato. Che... Ma come io ho pagato? Ma è ancora più grave. Ha detto, ma io ho pagato. Occhio, punizione per la Fiorentina. Va Mearini. Che gol pazzesco di Mearini. Non so quanto si senta perché abbiamo giustamente abbassato per l'ora il volume, ma voglio ringraziare il pubblico che anche a quest'ora, anche a mezzanotte e mezza è ancora qui. Grazie di cuore ragazzi, grazie veramente di cuore. Zoccolo, cerca Nelson, Samuel, di punta, mamma mia. Lo schiaffo. E finisce così, col Milan che batte la Fiorentina, il Milan... Passa da prima, che abbiamo fisico, la prima classificata.
della fase a gironi. Adesso passiamo nel gruppo B, dove Bologna e Napoli si giocheranno il primo posto e poi lo faranno anche Roma e Inter. Ma soprattutto vogliamo da lasagna. Vabbè, me ne vado. Allora, il Milan è una squadra forte e quindi ce la siamo giocata. Però io dico che a volte ci sono sconfitte che ti insegnano qualcosa. E a noi prima era andato tutto bene, cioè siamo stati bravi, perfetti, però non va sempre così. Complimenti Gioccolo per questa partita. Prego, grazie, a lei. Grazie mille. Puoi dire tutto quello che vuoi, senza problemi. Tutto. Una vittoria. Sei contento? Sono molto contento. Oh, ce la giocheremo fino alla fine, anche a 42 anni. Sono il più vecchio della YouTuber League, ma ci credo, ci credo. Grazie. Grazie a te. Tutto sudato. Anch'io. Come vedi la squadra? La vedo benissimo. Penso che abbiamo giocato meglio della Juve. Poi Luca ha fatto due gol, devo dirlo, clamorosi. Innanzitutto quanto sei carina stasera. Scusa, però devo, c'è questa cosa mia contro Luca. Quindi io non so, magari, capito, non riesco a rubargli il premio di capocannoniere. Allora riesco a rubargli qualcos'altro. No, non credo proprio. Ah, vabbè, grazie. Il nostro motto è paura per tutti, rispetto di nessuno. Al contrario. Comunque, no, allora, se ti devo fare un pronostico, diciamo che noi abbiamo battuto la Juve 5-1. Loro hanno pareggiato con la Juve, quindi viene da pensare che anche qua potremo vincere con 4 gol di scarto. Cambia tutto, non c'è più troppo pubblico, fa più freschino, è l'una del mattino. Ci sono tante varianti, quindi sarà una partita unica. Della tecnica ancora con i doppi passi, apre per Kun, tocca ancora per il boss della tecnica che si gira, non c'è spazio, ancora con Dispa a dare una mano, c'è anche San Morleno e il Bologna. Ceipata passa, Ceipata, solidazione di rompente di Ceipata, palla larga, Ceipata evitato, Matthew con l'esterno per Crispo che prova a partire, Crispo si ferma, chiuso nel momento in cui aveva la possibilità di andarsene, rilancio per Ceipata, che stop di Ceipata che arriva su questo pallone, doppio passo, Ceipata va, Ceipata da impazzire, Ceipata un proiettile nella notte di Roma, imprendibile. Ceipata serve un Dispa che torna a Ceipata, Ceipata chiuso, poi con Dispa di controbalzo per il 2-0 del Bologna, conclusione vincente sull'angolo lontano, ma il Bologna fa veramente paura, una squadra fortissima. La tecnica, sono stanchi, Napoli ovviamente ha giocato dopo, ha avuto meno tempo per recuperare energie, Ceipata con la suola ancora una volta, ragazzi, no perché vi abbiamo abbassato già abbastanza, no perché vi avevamo mostrato già abbastanza spettacolo, eccolo il mio uomo. Impressionante. Mentre qui Crispo, come sempre, incide con il punto dell'1-3, destro all'angolo, accorcia il Napoli. Post della tecnica che dice di usare la testa, l'arbitro che fischia due volte, finisce il primo tempo, 3-1 per il Bologna. Primo gol della Summer Cup, come ti senti, le sensazioni su questa partita? Mi serviva a sbloccarmi, anche se comunque gioco in difesa, però siamo carichi, siamo compatti. Corner per Ceipata, io vi ricordo che non è finita, mentre Tiger colpisce con la testa, colpisce anche la traversa. Mamma mia che palla di Ceipata e che stop del boss della tecnica, che rientra ancora da Ceipata, Dario miracoloso. Poi il boss della tecnica prova a partire, Ceipata, ancora Ceipata, gran palla, il boss della tecnica! Il boss della tecnica! Cosa stanno facendo questi due? L'inchino del 4, palla splendida del 10, poi pallonetto, il pubblico applaude! Porta palla, Matthew, appoggio per Crispo, stoppa e fa, chiuso Crispo due volte, con Dispa,
C'è anche Tiger, si muove il boss della tecnica, palla per Tiger. Eccolo il boss della tecnica! Non può sbagliare uno così forte, 5-1 per il Bologna. Qui si lamenta Crispo con il direttore di gara, voleva un fallo non ravvisato in precedenza. Qui Crispo la restituisce a Fene, insomma partita che adesso ha veramente poco da raccontarci. Matthew interviene, pallone che torna nella zona di Fius che sbaglia e il boss della tecnica. Ragazzi, ma che stiamo a parlare? Stiamo parlando di una squadra che è arrivata decima e una squadra che è in Champions League, ragazzi. E vi sorprendete pure nei commenti, dai su. Sono stati più bravi, gli va dato atto, gli si stringe la mano perché sono stati bravi e spero di ribeccarli. Hai fatto un'altra partita incredibile. Sì, sono contento, soprattutto perché stiamo dando un segno di superiorità totale su ogni aspetto. Quindi sono molto contento, sono anche contento dei 6 gol. 1-26. 1-26 e sta entrando in campo la Roma e l'Inter. Ultima partita, girone C. Anche qui chi vince arriva primo perché il Verona le ha perse tutte e due. La Roma però ha fatto questo golletto in più che le permette di pareggiarla questa partita per arrivare al primo posto. Gnabry vicino, Raimondi va da Gilbert, non passa questo pallone. Rapolla interviene, appoggio e poi chiusura di Gnabry. Ha visto Fratino, stop Fratino, c'è Gilbert. Fratino col tacco per Gilbert. Pechino. Bravo Gilbert, bravi raga, bravi. Adesso da Fratino, la chiama Gilbert. Fratino lo ha visto, preferisce però saggiamente mantenere il possesso del pallone perché la Roma è tutta schierata. Scambio Fratino, Gilbert! Si illumina il 10 che mette la palla sotto l'incrocio con deviazione decisiva, però l'asse è sempre quello. Pick and roll, Fratino Gilbert, 1-0 per l'Inter. Te lo giuro, così mi fa emozionare Gilbert. Bellini sceglie Sergio Cruz. Cruz, uno contro uno, Cruz prova a passare, Cruz rientra ancora, Cruz contro tutti! Sergio Cruz se l'è inventato! Gol dell'1-1, gol da mostro! Il pareggio dell'11. Pechini chiama il pallone Sergio Cruz, sponda, buona! Pellegrino! L'Inter non difende, la Roma passa avanti, sponda per Pellegrino che calcia, tutto molto bello, tutto molto funzionale, lancio da dietro, la testa di Sergio Cruz, il tiro di controbalzo di Pellegrino da 0-1 a 2-1 in un minuto, finisce il primo tempo. Andiamo! Gilbert, prendi la porta, eh! Gilbert può andare a calciare verso la porta. Va Gilbert! Mamma mia che botta! Ha fatto male a tutti! Ha preso sia Marconi che Cruz. Marconi in volto e Cruz sull'orecchio. Ha fatto strike Gilbert con questo calcio di punizione. Che meraviglia, abbiamo anche Jay Bada. Aiuto. Momento straordinario. Allora Jay, mio fratello qua che poverino sta lavorando da stamattina alle 10. Allora, partita non so se hai visto, eri a sì, fare sì. La doccia. No, non ho fatto neanche la doccia. Ok, non hai fatto neanche la doccia. Vabbè. Allora, partita molto bella, molto equilibrata. Diciamo che occhio Fratino che va via e calcia col sinistro. Bravo Fratino. Va sul piede debole e riesce a pareggiare, un gol vitale per l'Inter che ne deve trovare un altro per arrivare al primo posto. Jude Fratino, esultanza della Bellingham. Allora, sono sincero, vorrei evitare più l'Inter che la Roma, perché secondo me la Roma ha qualche buco in più, qualche mancanza in più. Intanto doppio scambio, Gilbert colpisce il palo. Gilbert l'ho visto veramente migliorato, sarà che le live su TikTok tutti i giorni della sua vita a migliorare la sua tecnica l'hanno fatto diventare il boss africano della tecnica. Fratino, prova ad andare, Fratino! Ancora. Murato Fratino! Fratino! L'uomo della partita trascina l'Inter al 3-2! Gile. Sinistro e poi destro! Tripletta del 10, l'Inter con l'urlo, con il graffio di Fratino!
Pechini, Gilbert, ho sentito un rumore che mi ha fatto male dopo questo spalla a spalla. Oh, gliela portano via, Gilbert, porta vuota! No! Porta vuota! Punto esclamativo, finisce così con il gol di Gilbert che porta l'Inter al primo posto nel girone 4-2. A casa! Ecco! A casa! Piano, piano, Gilbert, Gilbert! Oh, guardatevi in faccia perché siete dei mostri. Sti cazzi che ho fatto tre gol, io li ho fatti perché gioco con voi. Altre Inter, 1, 2, 3, Inter! Fenomeno, fenomeno, fenomeno! A lui solo ha cambiato la nostra partita, ragazzi. Perché onore di questi ragazzi, guardate loro occhio. Guardate, guardate, occhio su occhio. Loro hanno fame, perché la gente è come voi! Perché la gente è come voi! Non voglio rotture di coglioni e capricci. Ci si può alzare la voce, ci si può dare una mano perché siamo un ragazzo di squadra. Non voglio sentire lagne. Non voglio sentire Sergio che dice mai tenuto fuori, perché sei il più forte della squadra e non ti devi sorprendere se Sergio sbaglia un passaggio o posso sbagliare un passaggio. Ci dai una mano all'esatto, sei decisivo. Domani giocherai di più. Non voglio sentire Claudio che prima dice che poi rimane in campo e poi improvvisamente non va bene. Quindi, oh, non voglio leggerti se gira così. Poi mi scuso, perché questa qui l'ho giocata di merda. Non stavo in piedi, c'avevo mal di testa. Ho dato quello che c'avevo. Ma non siamo usciti. Abbiamo fatto una gran partita col Verona, eppure qua abbiamo fatto una gran partita. Abbiamo perso all'ultimo, giusto, siamo più forti e abbiamo rinunciato a giocare, non capendo che siamo forti pure noi. Perché se giochiamo e palleggiamo andiamo a far gol. Domani ci abbiamo il derby. Domani si gioca e gli rompiamo il culo. E vinciamo sta cazzo di coppa. Capolinga!